Rallegrati, rallegrati. Cioè, sii te stesso. Ed è una parola profetica. È una parola che ha potere oggi in te. Se la Chiesa si annuncia questo oggi, ti sta dicendo che tu sei gioia. Tu sei la ragione della gioia, perché tu sei gioia. Tu sei immagine e somiglianza di Dio. Benedetto sia Dio che ci ha predestinati, ci ha pensati da sempre per essere santi e immacolati nell'amore. Il peccato ha stravolto tutto questo, ma la elezione, ma quel nocciolo duro, incancellabile che c'è dentro di te, che è la firma di Dio, è pronto a risvegliarsi, a ridestarsi, a resuscitare. Rallegrati, lo devi dire a tuo marito, lo devi dire a tua moglie. Magari tutti i giorni noi ci svegliassimo così, con questo annuncio dell'angelo. Magari noi potessimo salutare i nostri figli che vanno a scuola con queste parole, insieme alle parole dello Shema. Rallegrati, figlio mio, figlia, perché sei piena di grazia, il Signore è con te. Rallegrati, anche se oggi a scuola ti prenderanno in giro, anche se oggi succederanno macelli, anche se oggi sarai umiliato, figlio mio, anche se oggi la fidanzata ti lascerà, anche se scoprirai una malattia. Rallegrati, amore mio, puoi dire a tuo marito. Rallegrati, sei pieno di grazia, amore mio, sei pieno di grazia, sei gioia. Chi ti ha fatto un complimento di questo genere? Chi? Chi mai ti ha detto questa cosa? Magari prima di unirti a tuo marito, a tua moglie, potresti dire rallegrati, sei pieno di grazia, sei piena di grazia. Anche il cantico dei cantici, se lo rileggiamo con questa musica di fondo, che è l'annunciazione, prende un'altra vita anche il cantico dei cantici, è meraviglioso. Rallegrati, io sono gioia a me stesso. Tu sei gioia a te stesso. Io gioisco nell'amarti. Questo significa, io gioisco nel donarmi. Tu gioisci nel donarti. Tu non gioisci perché io mi dono a te. Allora, sono due gioie che si incontrano. Esattamente come Elisabetta e Maria. Anche questa è immagine del matrimonio, dell'amicizia, del fidanzamento. Due frutti della stessa grazia che esultano, dice il mio bambino ha sussultato, ha cominciato a danzare di gioia. Oggi bisognerebbe danzare, bisognerebbe mettere la musica a palla e cominciare a ballare, lo fanno gli ebrei, danzare, perché la vita è gioiosa, perché non dipende da quello che succede, perché io sono stato perdonato, amato, purificato, perché nella Chiesa io sto imparando a gioire, io non sono capace a gioire, perché esigo, ma piano piano, proprio perché Maria è immagine della Chiesa, e mi accoglie oggi nelle sue viscere, nel suo utero, la parola e i sacramenti hanno il potere di rendermi di nuovo immacolato. Io sarò ferito costantemente, quindi dovrò combattere, dovrò lottare, la vita non inizia, e cadrò, e mi rialzerò, e sarò ferito. Ma tutto questo non c'entra niente con la gioia, non c'è niente che mi può togliere la gioia. Quando dice nulla è impossibile a Dio, vuol dire che nulla può esserci per toglierti la gioia. Dice il Signore, mi rivedrete, allora nessuno potrà togliervi la vostra gioia, la vostra gioia. E poi in un altro momento dice, la mia gioia sia in voi, la vostra gioia sia perfetta. E lo stesso dice, il mio amore sia in voi, il mio amore sia perfetto. È la stessa cosa. Allora tutto quello che si sta accadendo, questo cammino di conversione che Dio ci sta facendo fare attraverso la storia, e questo tutti lo stiamo facendo, tutto quello che sta demolendo il nostro uomo vecchio, che sta demolendo le case, queste spelonche di ladri, di adulteri, che sono gli anfratti che abbiamo nel nostro cuore, dove il demonio sta usurpando il posto di Dio. Allora tutto quello che sta distruggendo questo, che ne rivela la menzogna di fondo, l'illusione, tutto questo che buca quei palloni gonfiati che sono le menzogne del demonio, una malattia, un rovescio economico, il problema nel condominio, il problema con la suocera, il problema con te stesso, le difficoltà con tua moglie, con tuo marito, i caratteri diversi, i figli, tutto è meraviglioso, perché sconvolge tutti i nostri piani, tutte le nostre religiosità false, tutti i nostri schemi, queste impalcature, tutti giù per terra, tutto, perché possiamo essere liberati da questo carcere di menzogna, da questa idolatria, e possiamo essere liberi, è lì che va la volontà di Dio, è quella la parola alla quale oggi dire si compie in me, secondo la tua parola, sono la serva della gioia, sono servo della tua volontà, la mia anima è serva della tua volontà, si compie in me secondo quello che tu hai detto, cioè la libertà, cioè che io mi svuoti completamente, totalmente, esorcizzato ogni demonio che mi impedisce di essere me stesso, cioè di essere gioia, come la Vergine Maria, tutto viene dal cielo, io vivo nella terra. Se continuo a vivere della terra, vedrò che tutto è impossibile. Se io sono schiavo dei miei schemi, continuerò a dubitare sempre di più di Dio. Su questo non ha potere, su questo non ha potere, su quest'altro non ha potere. Su mio marito, noi parliamo, su mia moglie. Ma se viene tutto dal cielo, la sua ombra ti coprirà. Lo Spirito Santo verrà su di te. Allora quello che sta dentro di te sarà chiamato santo, cioè separato, cioè figlio di Dio. Non frutto della tua relazione con la carne, ma qualcosa di nuovo, completamente nuovo, qualcosa che tu non puoi immaginare, che tu non potevi neanche sognare, qualcosa che tu non potevi neanche lontanamente pensare, immaginare. Quello che sarà domani non lo sai. Quando ti sposi, ti è fidanzato, non fare progetti, entra in questo tempo di fidanzamento, entra nel matrimonio dicendo, Signore, sei fatto in me secondo la tua parola, cioè fai tu il matrimonio, fallo tu, fai tu la missione, fai tu il ministero sacerdotale, fai tu la mia missione di madre, fammi tu sposa come tu vuoi, io non lo so, quello che ho fatto male, per questo non ho mai gioito, non sono mai stata me stessa.
sempre lì una piccola menzogna, un'ipocrisia, un compromesso. Così io come padre, come marito, come lavoratore, come amico, come fratello. No, fammi libero, portami come il vento che rinasce da Spirito Santo. È come il vento. Mi odi la voce ma non sai né da dove viene né dove va. Cioè oggi qua, domani là. Oggi affrontando questa situazione, domani affrontando quell'altra. Sempre con la gioia dentro, cioè con la gioia vera, che la gioia non è, non è questo, non è la gioia effimera, no, una gioia vera, che è l'amore di Dio in te, che è la gioia di Maria, che è la gioia di Cristo, che è la gioia di sentirsi amati, amati, amati così come siamo, colmi in ogni tessuto, in ogni cellula, amati, amati, per questo ogni istante di più immacolati. Come prende possesso Dio della nostra vita, il nemico scappa, il nemico fugge, allora un altro pezzo più immacolato, un altro pezzo ancora immacolato, un altro pezzo ancora purificato, un altro pezzo, la storia, la parola, i sacramenti, la Chiesa, la nostra vita immersa nella Chiesa, ecco. E oggi la Vergine Maria con questa festa ci visita e ci annuncia, guarda che quello che ha compiuto in me lo compie in te. Dice l'angelo partì da lei, l'angelo parte e lei parte, verso Elisabetta. Allora, oggi lei è Gabriele, oggi lei è la gioia che vede che tu possa rallegrarti, perché possa gioire dentro di te e danzare questo bambino che Dio ha deposto in te, che è la natura divina, che è questa immagine e somiglianza offuscata, perseguitata, nascosta, ferita dal peccato, ma che può rinascere nella Chiesa. Tu sei un peccatore, ma non sei peccato, eh? È diverso. Un peccatore è uno che pecca, perché il peccato sta dentro, ma se il peccato è espulso, e il peccato è tolto, e al posto del peccato viene la grazia, allora tu sei gioia. Allora, qualunque cosa succede nella tua vita, tu sei gioia. Nessuno potrà togliervi la vostra gioia, perché Cristo è risorto, e la Vergine Maria ce lo dona di nuovo. A Cristo per Maria, a Cristo attraverso la Chiesa. Pregate con tutta la vostra famiglia e attraverso la Vergine Maria vi invito a chiedere questa grazia. Ecco, se fatto in me secondo la tua parola, perché io sia gioia, pieno di grazia, pieno di gioia, fino al giorno in cui questa esploderà per l'eternità nel cielo.